coloro che si sono collegati e partiremo, diciamo, puntualmente alle ore 17 come previsto. È una prima parte, così come di consuetudine per questi incontri con i mercoledì di Sapien, l'introduzione del tema per poi lasciare tutto lo spazio agli interventi di chi desidera intervenire. Poi, come sapete, questo incontro sarà comunque anche registrato e pertanto reso poi disponibile sulla pagina di www.sapie.it sotto la voce dedicata ai mercoledì di Sapien. In realtà, ecco, nel menu trovate la voce webinar per essere più sintetici e la trovate tutto il calendario e per ciascun incontro anche i relativi materiali, perciò registrazioni video e slide relative a quell'incontro. Intanto abbiamo conferma dal secondo schermo che anche la diretta su YouTube è regolarmente in funzione. Cioè, tra pochi minuti.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del secondo ciclo dei mercoledì di Safie. Io sono Giuliano Vivanè e lavoro all'Università di Cagliari, dove mi occupo prevalentemente, diciamo, come temi di ricerca e anche di insegnamento, di ricerca educativa da un lato, in particolare dei metodi di ricerca educativa nell'ambito poi dell'orientamento dell'evidence-based education, su cui ci siamo ritrovati nel primo degli incontri di questa edizione dei mercoledì di Sapie, e di tecnologie didattiche, e in particolare della valutazione dell'efficacia delle tecnologie per il miglioramento degli apprendimenti nei contesti scolastici. E proprio di questo oggi andremo a parlare. Vi ricordo però preventivamente che il ciclo dei mercoledì Sapie, appunto, questo è il terzo appuntamento di quest'anno, siamo partiti nel 2021 e ogni incontro viene registrato e reso disponibile on demand sul sito www.sapie.it sotto la voce webinar. E da qui potete anche raggiungere anche le registrazioni materiali relative al ciclo 2021. E dove trovate già i materiali degli scorsi incontri di questo 2022. Perciò il tempo poi di predisporre le registrazioni, mettere a punto tutto quanto, e troverete anche i materiali relativi a questo incontro sul sito www.sapio.it. Come anticipato e come potete vedere nella slide col titolo di questo incontro, oggi parliamo di didattica digitale e apprendimenti nella scuola. Cosa ci dice la ricerca? Beh, il tema, insomma, è stato piuttosto caldo e dibattuto durante il periodo pandemico, che è il periodo in cui, forse direi per la prima volta, la scuola si è dovuta così tanto confrontare, non tanto con la didattica digitale, perché quella è stata con l'introduzione delle tecnologie nella scuola, più che altro, perché le tecnologie nella scuola sono presenti, sperimentate, risperimentate da tantissimo tempo, da decenni ormai. Piuttosto, per la prima volta la scuola si è trovata invece a doversi confrontare con modalità di erogazione della propria proposta didattica mediata dalle tecnologie, cioè con la didattica a distanza, fondamentalmente, nelle varie forme che il Ministero ha così immaginato, di didattica digitale integrata o di DAD. In queste forme, per la prima volta, la scuola si è confrontata con queste forme perché erano modalità che più diffusamente erano utilizzate in altri contesti di formazione, in parte l'università, in parte il mondo del lavoro, ma tipicamente la scuola è sempre stata in presenza. Ecco, noi oggi non ci focalizzeremo tanto sulla quanto emerge dall'esperienza pandemica, che è una contingenza un po' nella storia della scuola, ma faremo una panoramica di che cosa sappiamo sul ruolo, sulla mediazione che le tecnologie possono esercitare rispetto appunto allo sviluppo degli apprendimenti, al miglioramento degli apprendimenti. Con questo però, insomma, chiuderemo poi questo incontro anche con qualche riflessione che deriva sì da questi 2 anni di situazione così particolare per riflettere appunto sulla DAD, che è sui titoli di tutti i giornali di edilizia scolastica,
cercare di uscire, lo anticipo già, dal binario dicotomico, dad sì, dad no, insomma, un discorso che mi sembrerebbe impostato in tal modo sterile. E noi cerchiamo di riflettere alla luce di tutto quanto di cui parleremo oggi, anche su questo aspetto della didattica digitale nella scuola. Ovviamente in qualsiasi momento voleste intervenire, io vi invito a farlo, ad esempio attraverso la chat. Io mi sono messo qua la chat di fronte, sulla mia destra, in modo che cerco di tenere sotto controllo eventuali messaggi che dovete dare anche, ovviamente poi ci sarà tutto lo spazio al tema dell'incontro per una discussione tra di noi appunto sui temi di questa giornata. Innanzitutto vorrei circoscrivere il tema con cui ci stiamo confrontando, perché il mondo delle tecnologie è talmente ampio che la sua trattazione, insomma, imporrebbe forse settimane e settimane di discussione. In realtà l'aspetto che più ci interessa oggi è più circoscritto. Le tecnologie infatti entrano più in generale nella società, ma noi ci limiteremo a focalizzare la nostra attenzione sul ruolo che svolgono nell'ambito dell'istruzione, innanzitutto. E anche nell'ambito dell'istruzione e nell'ambito della scuola, queste entrano in diverso modo, cioè entrano come supporto, ad esempio, alla gestione dei processi della scuola. Pensiamo, per esempio, all'introduzione dei registri elettronici. È un aspetto di introduzione delle tecnologie nella scuola funzionale, come dire, al funzionamento, scusate il gioco di parole, nella scuola. Entra attraverso questi strumenti di videoconferenza che stiamo utilizzando anche oggi, ad esempio, per consentire lo svolgimento di riunioni o altre attività funzionali all'organizzazione scolastica. Le tecnologie entrano come oggetto stesso di apprendimento, nel momento in cui una società pervasa così tanto dal ruolo delle tecnologie digitali, entrano come oggetto di curriculum, perciò questo è tutto il mondo che potremmo dire delle competenze digitali, un'area senti imprescindibile oggi per la formazione, appunto, in una società in cui le tecnologie giocano un ruolo così pervasivo. Ma noi focalizzeremo ancora di più rispetto a questo, perché non ci occuperemo di questi ulteriori aspetti di ulteriore interesse, ma non sono quelli di cui ci occuperemo oggi, perché oggi ci concentreremo invece sulle tecnologie utilizzate in classe per, in qualche modo, almeno questa è l'idea per cui va introdotte le tecnologie, migliorare, sotto alcuni aspetti almeno, i processi di insegnamento e di apprendimento. E questo, insomma, un po' in tutti i cicli dell'istruzione scolastica, perciò tralasciando riflessioni che sarebbero forse più pertinenti in ambienti di formazione degli adulti. Dunque, lo spazio in cui noi ci muoviamo in questa giornata è questo: tecnologie dentro la scuola per migliorare gli apprendimenti nei cicli della scuola primaria e della scuola secondaria, del primo e del secondo ciclo. All'interno di questo tema vedremo che ci sono due principali, come dire, prospettive di analisi che possiamo rintracciare in letteratura. Da una parte c'è tutta una ricerca che ha prodotto dati di rilievo, interessanti, li vedremo quasi subito, molto molto sinteticamente, sulla relazione tra investimenti di risorse economiche nella scuola e miglioramento degli apprendimenti, con le grandi indagini internazionali che hanno indagato questa relazione. Dall'altra parte, ed è forse quella a cui dedicheremo maggiore corpo nel nostro incontro, è quella della relazione tra gli usi delle tecnologie nella scuola, gli usi delle tecnologie in classe e i risultati di apprendimento degli studenti. E vedremo un po' come svilupperemo qua l'argomentazione al riguardo. Qual è il percorso di ragionamento che seguiremo? Riprenderemo un discorso che abbiamo sintetizzato in un testo uscito pochi anni fa, insieme al fondatore dell'Associazione Sapien, professor Calvani, rispetto a cui abbiamo un grande debito per la ricerca sulle tecnologie nella scuola in Italia, e
e insieme ai colleghi Giovanni Bonaiuti dell'Università di Cagliari e Laura Menichetti dell'Università di Firenze. Quale percorso di ragionamento avevamo seguito in quella sintesi specificamente per quanto riguarda le tecnologie di apprendimenti? Per quanto riguarda questo specifico tema, eravamo partiti dal fare una sintesi dei risultati della ricerca, della migliore ricerca internazionale, sull'impatto che le tecnologie hanno appunto sugli apprendimenti. Ma il discorso non si poteva esaudire ed esaurire con questo ragionamento. Bisogna andare necessariamente anche al di là delle evidenze scientifiche, perché c'erano diverse argomentazioni che pian piano riflettendo e confrontandoci scoprivamo avere altrettanta rilevanza. E cercheremo un po' di presentare, di esplorere questa argomentazione, cose di questo incontro, per poi andare infine a cogliere quelle potenzialità delle tecnologie rispetto agli apprendimenti, da guardare anche un po' in prospettiva, al di là un po', insomma, delle evidenze più consolidate di cui disponiamo, insomma, cercando di fare un discorso più articolato su tutto il tema di cui stiamo parlando. E in ciò andremo a chiudere questo incontro, cercando di dare là una riflessione, un confronto tra di noi, proprio sul tema che è stato tanto dibattuto a scuola italiana in tutti i tempi, quello della fate d'ad. Uscendo appunto da questa contrapposizione da de sì da de no, per condividere con voi, alla luce di tutto quello che andremo a vedere oggi, alcune riflessioni appunto sul come poter sfruttare al meglio il ruolo di mediazione delle tecnologie digitali anche in un contesto tradizionalmente in presenza come quello scolastico, studente scolastico italiano. Questo è, diciamo, un po' il quadro di ragionamento che seguiremo, lo andrò a dettagliare magari piano piano, non vi spaventate troppo, diciamo che a parte i primi passaggi, il resto sarà una slide per ciascun passaggio, perciò insomma, rispetteremo assolutamente i tempi e daremo spazio anche agli interventi, ma in tutto questo ragionamento, oltretutto, dovremmo anche tener conto qua e là di tante ragioni di cautela, possibili rischi che si possono intravedere dietro determinate applicazioni tecnologiche. Partiremo dai risultati della ricerca. Quali sono le evidenze disponibili? Qua vedremo che c'è di partenza un dato che in qualche modo è un dato assolutamente generalissimo e come tale va preso. Come tutti i dati medi su grandi numeri, che sì, sono indicativi di una tendenza, ma non sono rappresentativi di tutte le possibilità di scenari che potremmo andare a cogliere. Una letteratura che si riconosce in un'affermazione sostanzialmente mutata da decenni di una non significante differenza, vedremo che cosa intendiamo. Ma oltre a questo dato medio, che ci porta appunto a parlare di una non differenza significativa tra uso o non uso delle tecnologie nella scuola, vedremo quali sono i casi in cui invece, a fronte dei risultati disponibili, le tecnologie sembrano esprimere il loro maggiore potenziale di supporto per gli apprendimenti. La non significante differenza di cui parlavo ha trovato un riscontro piuttosto importante nella letteratura relativamente di alcuni anni fa. Tra 2015 e questo report, uno dei più grossi report pubblicati nell'ultimo decennio per mole di dati considerati da parte dell'OCSE, si intitolava Students, Computer and Learning, lo trovate anche disponibile in rete da scaricare gratuitamente come tutti i report OCSE, che diciamo, è un report vastissimo, ricco di dati che insomma, richiederebbe tantissimo tempo per essere analizzato nei dettagli. Ma che se volete andare a vedere, insomma, un po' qual è la sintesi, strasintesi di questo report, ossia ciò che trovate scritto nelle prime 10 righe di abstract del report, trovate scritto questo. In media, negli ultimi 10 anni, non c'è stato alcun apprezzabile miglioramento nei risultati degli studenti nella lettura, nella matematica o nelle scienze, in quei paesi che hanno maggiormente investito nelle tecnologie per l'istruzione.
Anzi, i dati sono ancora più particolari perché vediamo come in corrispondenza addirittura di un uso sempre più frequente delle tecnologie, abbiamo dei dati su alcuni ambiti, come la lettura, che addirittura vanno in declino. E al di là di questo, ecco, viene anche enfatizzato sempre in questo abstract di sintesi come un limitato uso del computer possa essere, come dire, meglio, preferibile rispetto a un'assenza totale dei dispositivi tecnologici per l'istruzione, ma che a un uso più intenso delle tecnologie di cui si vada a riscontrarsi una correlazione con un peggioramento dei risultati di apprendimento. Questa introduzione va un pochino chiarita, anche per non portare il discorso subito su delle conclusioni che non sono quelle a cui vogliamo arrivare. Però è un dato, prima di tutto è un dato generale, un dato medio su grandi numeri, che in particolare è riscontrato nella relazione tra investimenti e risultati di apprendimento, investimenti nelle tecnologie e risultati di apprendimento, e sull'uso o non uso delle tecnologie per svolgere l'attività didattica in aula e i compiti a casa, in queste aree misurate sui test PISA. Però, come detto, è appunto un dato medio. I dati medi, come sapete, nascondono sempre delle condizioni migliori o peggiori. Perciò questo sarà uno dei compiti che ci proponiamo oggi, di andare a indagare queste condizioni migliori o peggiori dietro il dato medio. Tuttavia non possiamo non tener conto di una tendenza generale che, guardate, esprime appunto questa correlazione tra uso delle tecnologie, ad esempio, in questo caso risultati in matematica, giusto per esemplificarvi, e nella lettura, in cui si riscontra addirittura che tipicamente la correlazione sta sullo zero, perciò diciamo non c'è un'influenza dell'uno sull'altra, o addirittura assume un segno negativo davanti, il segno meno davanti. Cosa vuol dire? Che all'incremento dell'indice medio di uso del computer o delle TIC peggiorano i risultati di apprendimento. Un piccolissimo chiarimento del termine statistico correlazione. La correlazione, come sappiamo, indica che al variare di un qualcosa varia qualcos'altro. Al succedere di un fenomeno ne succede un altro. Questo non ci dice nulla, e lo dobbiamo sottolineare con tutta l'enfasi che merita, che ci sia alcun rapporto di causa-effetto tra le due cose. Cioè, questa tabella, come questi dati generali, non ci dicono che l'uso delle tecnologie comporta e determina un peggioramento degli apprendimenti. Ci dice solo questa cosa. Fate attenzione su questo tema. Studiatelo attentamente perché al variare, all'aumento di tecnologie, variano anche gli apprendimenti e non in meglio. Non sappiamo perché questo dato di correlazione viene riscontrato. Forse merita ulteriori indagini, però è un elemento che non può non essere preso in considerazione anche per l'autorevolezza della fonte e per la mole di dati da cui questo dato è generato. Addirittura, questo devo dire, però non sorprende in realtà chi si occupa di questo tema di valutazione di efficacia di tecnologie nella propria professione, nella propria ricerca, perché c'è una letteratura ormai, diciamo, dalla fine del secolo scorso e ancora in realtà antecedente, che in modo consistente e con un buon grado di accordo interno, parla appunto di una non significant difference, ossia va a dire, guarda che mediamente, tra situazioni didattiche mediate da tecnologie e situazioni didattiche non mediate da tecnologie, in qualche modo messe a confronto, per i medesimi obiettivi di apprendimento, medesimi tipi di studenti, eccetera, eccetera, non riscontriamo grosse differenze nei risultati di apprendimento. Si parla sempre di un miglioramento moderato, cioè non particolarmente apprezzabile,
Ma questo lo potete vedere se volete in positivo e negativo, perché potete vedere che, guarda, le tecnologie non hanno prodotto un miglioramento molto significativo, hanno prodotto un moderato miglioramento. E, come dire, può essere un aspetto che a seconda della luce che, sotto cui guardiamo la cosa, come cercheremo di fare, può anche assumere a volte aspetti positivi dal punto di vista. Quello che vedete qua e là, qualche numerino buttato qua e là a fianco al riferimento bibliografico degli studi citati, vedete S020, S035, eccetera, è l'effect size, cioè una misura statistica che quantifica l'impatto, in questo caso delle tecnologie, sul miglioramento degli apprendimenti. E qua i più grossi studi, intendo grossi per mole di dati analizzati, che hanno investigato questo fenomeno, tornano tutti più o meno su questi valori, mediamente sempre, o questi valori che, come dire, dicono sì, c'è un miglioramento, questo miglioramento non è così particolarmente significativo, diciamo moderato. Devo anche dire che rispetto ad alcuni dati qua considerati, come quello citato dell'EEF, Education Endowment Foundation, una delle principali organizzazioni centri di ricerca attualmente in Europa, attivo su tanti fronti della scuola, delle indagini sulla scuola, i dati sono attualmente in revisione e anzi vi invito anche, come farò anche alla fine di questo incontro, a visitare il loro sito perché stanno pubblicando tantissimo materiale e anche guide per gli insegnanti per massimizzare i benefici dell'uso delle tecnologie. Proprio questa mattina guardavo una delle ultime guide da loro prodotte, rivolte proprio per gli insegnanti, pubblicate per gli insegnanti sugli usi delle tecnologie. Cioè, vi invito a visitare il sito dell'Education Endowment Foundation per avere un riscontro di quanto vi sto qua presentando. Però, come detto, questi sono dati medi. Allora, dietro questi dati medi non possiamo andare a concludere, almeno a nostro parere, parlo col plurale perché parlo non con plurale maiestatis, ma facendo riferimento al lavoro fatto con tutti i colleghi con cui abbiamo condiviso queste ricerche, di cui in qualche modo qua oggi sono portavoce, non ci siamo potuti fermare a questi primi dati, perché tutte le tecnologie sono parte costituente, essenziale oggi di questa società. Perciò una scuola che non voglia essere avulsa dalla società in cui insiste, in cui lavora, non può fare a meno di ragionare e integrare le tecnologie nella propria quotidianità. Ecco, a partire da considerazioni come queste e altre che abbiamo sviluppato nel testo indicato, siamo andati a cercare, ma se questo è il dato medio, quali sono le condizioni in cui otteniamo i migliori benefici sul piano degli apprendimenti? Beh, il discorso qua è complesso, devo dire, e non è facile per un ricercatore affrontare questo tema perché, come anche recenti report proprio dell'Education Endowment Foundation sottolineano, gli ultimi sono del 2019-2020, è difficile trovare delle tendenze chiarissime sulle applicazioni tecnologiche che portino a formulare delle indicazioni pratico-operative molto ben fondate. Però abbiamo delle indicazioni. Abbiamo delle indicazioni che ci portano a privilegiare, ad esempio, l'uso delle tecnologie a scuola con gli studenti, diciamo, più deboli sotto certi profili, in tutta l'area dei bisogni educativi speciali, in tutta l'area degli studenti, un pochino, come dire, meno strutturati. Ecco, le tecnologie mostrano risultati piuttosto interessanti, cioè delle applicazioni mostrano risultati piuttosto interessanti. Per quanto avvertenze, prima cautela a sottolineare, proprio l'esperienza DAD, nella forma che abbiamo vissuto, in realtà è andata a scapito, in particolare, degli studenti proprio più deboli rispetto a quelli più strutturati. Come era anche intuitivo, non è una grande genialità questa riflessione, ma come era anche intuitivo comprendere. Poi abbiamo dei dati interessanti e promettenti su tutte quelle applicazioni tecnologiche, come dire, maggiormente strutturate, ossia che hanno degli schemi fortemente ancorati a un chiaro obiettivo di apprendimento, attività, sperimentazione, cioè messa in pratica, feedback, come esempio applicazioni di natura tutoriale, e queste in particolare, che sono in realtà di origine
più antica nelle teorie dell'apprendimento, sono quelle di origine più comportamentista, si rivelano particolarmente promettenti, ad esempio, nelle applicazioni video per i disturbi dello spettro autistico, come il video modeling o video prompting. Però, al di là delle specifiche applicazioni su cui è più difficile formulare delle indicazioni pratiche ben solide, c'è un dato più generale che è veramente consistente in letteratura, cioè raggiunge un grado di accordo, non dico universale, ma pressoché universale. Ossia, se volessimo sintetizzarlo in poche parole, non sono le tecnologie a cambiare sostanzialmente in meglio o in peggio gli apprendimenti, ma anche questo è abbastanza intuitivo, gli usi che ne facciamo. Perciò le condizioni che il docente predispone per l'utilizzo delle tecnologie in classe. Ed è proprio questo tema, allora, che come vedremo ci porteremo dietro quando andremo a parlare anche di DAD, ci ha portato a ragionare appunto su quali sono queste condizioni. Beh, alcuni autori, come quelli che sono stati prima citati a proposito dei dati di sintesi, molti hanno cercato di fare esattamente questo tipo di ragionamento e hanno riscontrato che ci sono tendenzialmente delle condizioni che favoriscono un buon esito delle applicazioni tecnologiche. Innanzitutto, quando queste non sostituiscono la forma didattica più tradizionale, ma la integrano e la potenziano e la arricchiscono, perciò non sostituiscono, ma integrano, e questo dato è veramente, guardate, lo stiamo riscontrando un po' in tutti i campi di applicazione delle tecnologie nella scuola che stiamo affrontando. Sempre torna costantemente che la soluzione integrata è preferibile alla soluzione sola no tecnologie o la soluzione solo tecnologie. L'integrazione tradizionale e digitale è una condizione che, se ben sfruttata, è tipicamente di potenziamento per gli apprendimenti. Una sorta di mantra, poi, in tutta la letteratura è il partire da obiettivi di apprendimento chiari e allineare scrupolosamente su questi strategia didattica, utilizzo delle tecnologie e modalità di valutazione in itinere e finali. E questo tema si ricollega proprio anche a quanto vi è stato detto, vi è stato raccontato, su cui vi siete confrontati di recente nell'altro incontro Sapia con il professor Trincare e il professor Calvani, appunto su che cosa sappiamo, su che cosa funziona in classe. Anche altri aspetti hanno ricevuto interesse relativamente agli usi migliori, diciamo, delle tecnologie. Ad esempio, l'aspetto collaborativo, per quanto lascia ancora alcuni punti interrogativi nella letteratura, tendenzialmente da questi studi appariva preferibile, purché si parlasse di collaborazione in piccoli gruppi, preferibilmente a coppie, con attività anche qua ben strutturate, cioè non è un compito, come dire, riunitevi in gruppo e date una soluzione a questo problema utilizzando questa tecnologia, eccetera, ma c'è un'attività in cui ci sono dei ruoli ben definiti, c'è un supporto, una guida da parte del docente ben strutturata, ci sono dei tempi ben definiti, ci sono degli output delle attività ben precise che devono essere elaborati nel corso dei vari step dell'attività. Perciò un privilegio per quelle strategie collaborative caratterizzate da una maggiore strutturazione. Anche la questione tempistica, un po' come è stato accennato precedentemente, ha una sua rilevanza, ossia tendenzialmente troviamo che programmi di uso di tecnologie molto prolungati nel tempo non sono esattamente preferibili, poiché tendenzialmente con lungo andare si va a perdere il beneficio iniziale che tipicamente le tecnologie producono. Poi abbiamo dei risultati, devo dire, anche più promettenti nell'ambito delle discipline, diciamo, STEM, piuttosto che in altri ambiti dell'alfabetizzazione di base. È chiaro che qua ciascuno di questi temi richiederebbe un po' una discussione a sé, non cerchiamo di fare un quadro di sintesi, demandando poi alle riflessioni condivise tra noi in conclusione, ma se vorrete intervenire è ben gradito, un po' i diversi aspetti che qua vengono solo toccati, perdonatemi, anche in estrema sintesi,
cercando di non banalizzarli, ma nel senso che il tempo ridotto porta a ridurre significativamente la discussione. Questa sintesi, però, da cui emergono questi elementi, è stata una delle sintesi principali in Europa ed è stata pubblicata nel 2012. Proprio di recentissimo, tra il 2019 e il 2020, lo stesso istituto, che è sempre il solito Education Innovation Foundation, produce una nuova review per vedere se è mai cambiato qualcosa negli ultimi 10 anni rispetto a quanto avevamo fatto. Beh, fondamentalmente, 10 anni dopo, lo stesso istituto, affidando lo studio a differenti università con differenti ricercatori, dà una conferma generale di tutto quanto era stato riscontrato 10 anni prima. Perciò effetti positivi ma moderati, migliori risultati in ambiti STEM, migliori risultati in ambiti con studenti più svantaggiati, preferibilmente attenzione alla tempistica degli utilizzi di tecnologie con intervalli di media durata preferibili, ma anche affermando, guardate, che i dati sono talmente variabili che è molto difficile formulare delle indicazioni pratiche per l'insegnante. Che cosa cambia rispetto agli ultimi 10 anni? Ecco, in contrasto rispetto a quella di 10 anni prima, che aveva una buona convergenza anche da altri dati di letteratura, non trovano evidenze forti sull'uso collaborativo delle tecnologie. Però, su questo punto, se andrete a curiosare questo report, leggerete anche che gli autori sostengono negli ultimi 10 anni, forse perché è venuto un po' meno l'enfasi del periodo storico, gli studi hanno dedicato meno attenzione a questo aspetto e perciò sospettano, è solo un sospetto, che le evidenze più limitate sull'uso collaborativo sia determinato da una minore attenzione degli studi che hanno trovato rispetto all'analisi dell'impatto della strategia collaborativa rispetto ad altre strategie. Perciò non è detto che questo elemento sia un elemento che effettivamente dica qualcosa al riguardo, che la strategia collaborativa sia più o meno preferibile rispetto ad altre. E poi alcuni dubbi, perché non possiamo nascondere anche che i dubbi ci siano, appunto sempre stando dentro l'aspetto collaborativo, sull'uso individuale in coppia e in gruppo, scarsissimi dati sui risultati nella prima infanzia e sulle differenze tra scuola primaria e scuola secondaria rispetto all'uso di apprendimenti. Ecco qua non abbiamo elementi che ci portano a dare delle conclusioni abbastanza sodate riguardo a questi aspetti. Però in linea generale possiamo dire che a distanza di 10 anni le tendenze, come ho detto prima, sono sostanzialmente tutte confermate nel nuovo report dello stesso istituto. Ecco, questo era un pochino una serie di spunti sulla prima parte. Che cosa sappiamo, cosa ci dice la ricerca su? Ma dobbiamo andare oltre questo. Quali argomentazioni oltre le evidenze? Beh, cerchiamo un pochino di vedere quali sono, e da qui in poi diciamo veramente una slide per argomento, per poi lasciare spazio alla discussione, quali sono le riflessioni su cui siete voi stessi invitati a intervenire anche per suggerire ulteriori riflessioni rispetto a quelle che noi abbiamo provato a elaborare. Beh, innanzitutto quelli che abbiamo chiamato casi di ovvia utilità, ossia talvolta dire che una tecnologia sia più o meno di beneficio per gli apprendimenti sulla base di quelle evidenze che fino adesso abbiamo sottolineato, è una discussione quasi inutile. In che senso? Perché ci sono delle situazioni in cui le tecnologie sono necessarie all'istruzione, basta. Non è tanto da discutere se portino o meno beneficio sugli apprendimenti, sono esse stesse una precondizione per poter condurre le attività di insegnamento e di apprendimento. Pensiamo alle tecnologie che consentono agli studenti ospedalizzati o fuori dalla scuola di poter comunque partecipare in qualche forma, talvolta più limitata, alle attività didattiche. Pensiamo a tutti i dispositivi di tecnologie assistive che consentono ai portatori di disabilità in qualche modo di colmare certe loro potenzialità. Perciò in questi casi, diciamo, ecco, dire che un occhiale sia più o meno utile a un miope, beh, è una discussione che non ha molto senso. L'occhiale è necessario come tecnologia per permettermi di fare determinate attività. Allora, ci potremmo discutere di quale occhiale è meglio, ma questo è un altro discorso.
in questo discorso più che altro una prima vertenza. Come vi ho detto, cercheremo sempre di accompagnare il ragionamento anche con delle ragioni di cautela. Qual è la prima vertenza a porre? Che talvolta un uso, come dire, non ragionato anche delle tecnologie assistive potrebbe essere controproducente. In che senso? Faccio un esempio molto, molto banale e perdonatemi per la sua banalità. L'uso della calcolatrice, il ricorso alla calcolatrice, sempre e comunque, in ogni situazione, con studenti discalculici, può comportare una mancanza di esercizio, una certa disabilitazione al calcolo da parte dello studente discalculico, tale per cui se anche quello studente avesse un margine di potenzialità di sviluppo su quell'area, il fatto di demandare sempre e comunque alla tecnologia l'esercizio del calcolo comporta inibire a quello studente quella zona, diciamo, di sviluppo che avrei potuto ottenere e conseguire grazie all'esercizio sì faticoso ripetuto. Questo vale un po' per tante tecnologie che in qualche modo si sostituiscono all'esercizio, ad esempio, cognitivo da parte dello studente. Oltre ai casi di ovvia utilità, dobbiamo anche considerare che in taluni casi questo ragionamento che fino adesso abbiamo condotto su un confronto tra situazione con tecnologie e situazione senza tecnologie è fondamentalmente privo di senso. Ad esempio, in tutti quei casi in cui la presenza stessa delle tecnologie è in sé un fatto, un fattore che modifica radicalmente il setting educativo, tale per cui non è più comparabile con la situazione senza tecnologie. Ad esempio, se l'obiettivo di apprendimento della mia attività di insegnante è cercare di favorire la costruzione collaborativa di conoscenza, le modalità di fare questo attraverso gli strumenti della rete sono completamente differenti nei processi che attivano rispetto a quello che faremmo senza la mediazione delle tecnologie. Idem varrebbe sempre cercare degli esempi. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'abilità di orientamento spaziale, messi a confronto tra situazione che sfrutta, ad esempio, le mappe digitali e la situazione di esplorazione del territorio fisicamente con le mappe cartacee. In entrambe le esperienze didattiche avremo alcuni elementi in comune, che sono il concetto di punti cardinali, ma al di là di alcuni elementi che sono condivise tutte esperienze, i due setting educativi sono talmente differenti che avremo delle grosse perplessità a leggere uno studio che vuole confrontare l'uno con l'altro dicendo che le tecnologie siano meglio o peggio. Sono due cose diverse, semplicemente. Perciò bisogna stare un pochino attenti anche a quando leggiamo certi confronti in letteratura che insomma, vedere quando sono opportuni, quando sono giustificati e quando non lo sono, e talvolta può essere che non lo siano. E ci sono dei casi, l'anticipavo prima, in cui anche il fatto che c'è un moderato miglioramento o anche una non significant difference non è sempre un fatto del tutto negativo. Talvolta, ad esempio, l'abbiamo vissuto, pur con tutte le criticità su cui appunto magari riflettiamo anche alla fine. La didattica digitale, la didattica a distanza, se non peggiora gli apprendimenti, se non detiamo un peggioramento degli apprendimenti, ti garantisce un qualcosa di svincolamento dallo spazio e dal tempo, che può essere di per sé un beneficio, anche in termini di replicabilità di quell'esperienza negli anni, cioè di sostenibilità di quell'esperienza didattica negli anni. Oppure i vari dispositivi per la comunicazione simbolica. Penso ai mezzi per la comunicazione aumentativa alternativa utilizzati ad esempio nel disturbo dello spettro autistico, indipendentemente dal fatto che producono o no un miglioramento degli apprendimenti, portano un vantaggio su altri piani, ossia l'aprire degli spazi di comunicazione per studenti che avrebbero dei limiti da quel punto di vista della comunicazione verbale, facilitate invece, anzi consentite invece da tali dispositivi. Perciò, talvolta, il fatto che la partita si chiuda sullo 0-0 tra tecnologie sì, tecnologie no, non è del tutto negativo, in quanto
la tecnologia potrebbe portare un vantaggio su altri piani, ad esempio, come appunto è tipicamente vale per la didattica a distanza. Purché, e qua insomma mettiamo un primo pallino per la riflessione di dopo, purché sia ben fatta, purché non sia appunto qualcosa che priva di insomma, una preparazione adeguata sia buttata là semplicemente e rischia davvero di deprimere i processi di insegnamento apprendimento. Ma su questo potremmo riflettiamo assieme dopo. E poi, andando in conclusione di questo ragionamento, ma al di là di tutto ciò che siamo detti, ci sono degli spazi di sviluppo, di potenzialità, di appunto potenzialità talvolta nascosta anche dietro tecnologie, che dovremmo ugualmente considerare in questo ragionamento complessivo sul tutto, abbiamo cercato di fare anche questo tipo di ragionamento, cioè di poi entrare in tutti i meandri del discorso tecnologia-apprendimenti. Innanzitutto le tecnologie, è stata la cosa che forse più è sotto gli occhi di tutti, hanno determinato con l'evoluzione di Internet in particolare una letteralmente una letterale esplosione di risorse informative. Oggi, grazie a una connessione Internet e a un mondo web che diamo per scontato, abbiamo tutti on demand, all'istante, a disposizione un po' tutte le risposte che cercheremo. Non dico quelle della vita, ma insomma, un po' tutte le informazioni che vorremo. Pensa all'apprendimento linguistico, alla quantità di risorse multimediali per l'apprendimento linguistico, quanto ci hanno portato lontano dall'esperienza di studenti che vivevano l'insegnamento linguistico 2 ore a settimana in un laboratorio malfunzionante nella scuola con delle cuffie così e delle cassette e il registratorino per ascoltare e poi ripetere al microfono 2 ore a settimana. E oggi il mondo multimediale, anche su questo, ha fornito una quantità di risorse veramente notevole. A fronte di ciò, però, dell'esplosione anche informativa e tecnologia, è sotto gli occhi di tutti, che disporre di maggiori informazioni non significa di essere automaticamente più informati, perché ha posto un problema anche di competenza critica nella valutazione dell'affidabilità, dell'attendibilità delle informazioni, che penso oggi davvero sia un tema che non possa essere trascurato nell'educazione scolastica. Oltretutto, questa sovrabbondanza informativa e multimediale può avere delle ripercussioni negative, se non ben ponderata, nell'attività didattica dal punto di vista del sovraccarico cognitivo che questa può generare. E al riguardo, credo, se avete seguito anche il webinar, altrimenti vi invito a farlo, di professor Trincare e professor Calvani, ultimo, questo ciclo incontri. Il discorso sul sovraccarico cognitivo derivante dal sovraccarico cognitivo è uno dei punti di maggiore attenzione e cautela a cui inviterei un insegnante nel ragionare sull'uso delle tecnologie in classe. Poi le tecnologie, insomma, anche queste, abbastanza sotto gli occhi di tutti, consentono di vivere delle esperienze che altrimenti non potremmo vivere. Adesso potremmo, uno studente giapponese potrebbe visitare la Cappella Sistina guardando i dettagli di questa magnifica opera d'arte meglio di quanto non farebbe essendo presente dentro la Cappella Sistina grazie al dettaglio della rappresentazione digitale della stessa. Potremmo esplorare le profondità del mare, vedere delle simulazioni realistiche del funzionamento delle interazioni tra gli organi interni del corpo umano, cioè esperienze di conoscenze, di apprendimento, altrimenti non esperibili senza le tecnologie. Certo, ogni volta che ci confrontiamo anche con tecnologie così immersive, dobbiamo tener conto anche in questo caso, dei possibili rischi che non si perdano rischi, ad esempio, sulla dispersione dell'attenzione, che è quel sovraccarico cognitivo, al fatto che un'esperienza di visita virtuale del sito di Pompei non si riduca a un gioco che non lascia niente poi di valido, di valore,
nella mente dei nostri studenti, esattamente come una gita scolastica, un sito archeologico che si riduce in realtà a un momento solamente ludico, che non c'è nulla di male in realtà, perché l'abbiamo vissuto tutti, è stata forse la parte più bella delle gite scolastiche, delle gite di istruzione. Però, se vogliamo vedere qual è l'impatto di quanto gli apprendimenti, ecco, anche la visita digitale potrebbe risolversi se non se ne valorizzano gli aspetti, diciamo, di più alto livello, quelli di livello più astratto e concettuale per l'apprendimento, possono rischiare di diventare solo delle esperienze ludiche prive di una portata benefica sul piano più alto degli apprendimenti. Ancora, tutte le potenzialità delle tecnologie in termini di stimolazione e potenziamento cognitivo. È forse una delle aree della letteratura più ricche e anche più stimolanti, per esempio, perché ha fatto ricerca in questo ambito. Oggi, negli ultimi anni, questo è una delle massime rappresentazioni di una letteratura che ha decenni ormai di sviluppo, a partire dai primi anni Ottanta del secolo scorso. Il coding è una delle espressioni, delle risultanze di questa letteratura più note. Tutto il mondo dei giochi digitali, dei tool cognitivi. Questo è sicuramente uno dei modi più interessanti per stimolare i processi cognitivi, ancor più metacognitivi dell'apprendimento. Sviluppare e potenziare le capacità di percezione, di focalizzazione dell'attenzione, di comprensione profonda, di memorizzazione e di ragionamento critico. A volte anche strumenti base come un foglio Excel possono rappresentare degli strumenti fantastici per l'apprendimento se un po' stravolti dal loro uso di foglio di calcolo, li andiamo a utilizzare come strumenti per modellare processi complessi, fenomeni della natura nelle loro interazioni tra una variabile e l'altra. Guarda, muovendo questo parametro in questa cella, guarda come questo dato in quest'altra cella cambia. Perciò la spiegazione delle interazioni all'interno di fenomeni complessi possono essere costruite, esperienze didattiche simili, anche a partire da strumenti che immediatamente non avrebbero un serio potenziale. C'è tutto il mondo delle simulazioni digitali con delle risorse online gratuite, ormai praticamente per tutti gli ambiti, in particolare dell'ambito STEM, per la rappresentazione appunto dei fenomeni natura. Anche qua, però, appunto, ci sono dei buoni usi e degli usi meno buoni poi, di tali strumenti, perché dietro a questi dispositivi, software, sempre il rischio che le tecnologie portino lontano l'attenzione dagli obiettivi dell'apprendimento, comportino un sovraccarico cognitivo, comportano un grosso dispendio di energie e risorse a fronte di benefici concreti, ma degli apprendimenti non rilevanti. Beh, questi rischi ci sono. Allora, ancora una volta, pensare a come usarle bene le tecnologie, stando attenti a tutte quelle condizioni che in parte abbiamo citato prima, e anche se vi andate a rivedere. Questa è una stretta integrazione col webinar del professor Calvani sul Trinchero, quali condizioni favoriscono gli apprendimenti. Ecco, quelle stesse condizioni integrano il discorso che noi facciamo perché sono le condizioni su cui abbiamo maggiore solidità in letteratura per massimizzare anche le esperienze mediate dalle tecnologie. E andiamo verso un po' le nostre conclusioni. Il mondo delle tecnologie, come sapete, è in continua evoluzione. Questo significa che tutti i giorni, ormai con una velocità veramente impressionante, le tecnologie cambiano e cambiano gli scenari anche per l'istruzione che questi generano. Questo significa che anche quando non abbiamo alle spalle una grande letteratura scientifica sui risultati di un'applicazione di un'altra, questo non significa che non possiamo intravedere delle potenzialità importanti. Alcune abbiamo cercato di portarle in evidenza proprio poc'anzi, ma c'è tutta un'area di applicazioni dai dispositivi mobili alla realtà virtuale, alla realtà aumentata, all'intelligenza artificiale, ai robot sociali che stanno entrando nelle esperienze scolastiche anche in Italia. In questi ultimi mesi sono molto impegnato, in particolare per una collaborazione in atto
con le progettazioni dell'innovazione digitale nelle scuole della Regione Lombardia e dove conto veramente una quantità di esperienze di grande rilievo di integrazione appunto delle applicazioni di intelligenza artificiale, della realtà aumentata e realtà virtuale per diversi ambiti, ad esempio dell'educazione STEM. Tutta l'area di applicazioni in area BES, di disturbo spettro autistico, ad esempio, mostra delle potenzialità molto interessanti. Cioè abbiamo dei primi risultati promettenti, come quello dei robot sociali, come quello qua inquadrato nel foro, che sicuramente necessitano ancora di sviluppi di studi, però che veramente ci indirizzano verso un qualcosa che può essere molto promettente. Ma se volessimo andare un pochino a chiudere questo discorso, prima delle riflessioni finali, devo dire che forse un po' qua e là in tutto il filo del discorso si è notato che al di là del discorso su questa o quell'applicazione tecnologica, sui vantaggi o rischi dell'uno o dell'altra, tutto il discorso si può in qualche modo capovolgere o essere interpretata alla luce di una riflessione. È che ogni tecnologia è potenzialmente in grado di generare significativi riflessi sul piano degli apprendimenti sulla base della capacità dell'insegnante, talvolta anche stravolgendo nei suoi usi abituali, di cogliere e massimizzare le potenzialità di questa sul piano degli apprendimenti di più alto livello, cognitivi o metacognitivi, e non solo questi, perché c'è tutta un'area a cui forse colpevolmente ho dedicato minore attenzione, mi scuso per questo, degli usi anche tecnologie in tutto lo spettro della dimensione non cognitiva, socio-relazionale, socio-affettiva. A riguardo vi rimando anche, ad esempio, agli studi in Italia del gruppo di analisi Morganti, che veramente mostrano delle potenzialità molto rilevanti anche sulla base di questo, su questa dimensione, sulla dimensione dell'inclusione, ad esempio, che qua è stata citata quella, ma che non è stata ben, come dire, approfondita. Perciò emerge alla fine il ruolo dell'insegnante come leva principale per rendere le tecnologie, al di là di quella non significant difference, in grado effettivamente di produrre rilevanti risultati sul piano degli apprendimenti. Questo è un po' il compimento del nostro discorso. L'ultimo là che vorrei dare per la riflessione finale è proprio quello che ci rimanda al discorso della DAD, perché è quello che poi a scuola, insomma, su cui si è dibattuto molto. Più recenti contributi sul dibattito scolastico in Italia. Qua abbiamo vissuto, come dicevo prima, forse per la prima volta un'esperienza di così grande portata della didattica a distanza nella scuola. È ancora forse presto per trarne le conclusioni. Una prima rassegna delle sintesi su questo mi ha portato a selezionare il report dell'UNICEF e dell'Education Innovation Foundation appunto su che cosa abbiamo imparato dalla esperienza pandemica. Beh, quello e questi report sono linkati nelle slide, perciò potrete raggiungerli voi stessi perché sono disponibili gratuitamente. Beh, questi report fondamentalmente, forse in modo anche così consolante perché fare ricerca in questo, non cambiano i termini del discorso che abbiamo fatto fino adesso. Ossia, rilevano in particolare da questi 2 anni di esperienza pandemica, le medesime indicazioni che siamo andati a sottolineare noi nel corso degli studi più ampi sulla didattica mediata da tecnologie digitali. Ossia, la valorizzazione delle tecnologie sul piano della collaborazione, nell'educazione STEM e soprattutto in un uso della didattica digitale che sia integrata alla didattica tradizionale, non sia sostitutiva di questa. Elemento che, come vi anticipavo, ricorre continuamente in tutte le conclusioni, cioè le soluzioni blended, però blended che non significa faccio un po' quello e un po' questo, faccio un po' a distanza e un po' in presenza, ma significa mi studio
e mi preparo e progetto le attività didattiche in cui il momento a distanza sia realmente funzionale al momento in presenza e il momento in presenza sia studiato per beneficiare dell'apporto del momento a distanza. Qua, come sapete benissimo, sapete meglio di me, ad esempio, strategie come la Flipped Classroom hanno avuto, sono state oggetto di grande dibattito, non so se sono entrate anche nell'ultimo webinar a cui non ho potuto assistere, tra argomenti a favore e argomenti contro. Un buon uso da questo punto di vista delle Flipped Classroom, in cui il momento, come dire, anticipatore in condizioni di distanza mediate dalle tecnologie digitali, a favore poi di un utilizzo di una spendita delle ore in aula per le attività, diciamo, di maggior rilievo dal punto di vista, ad esempio, di discussione, di confronti in classe sulla base di un'anticipazione dei contenuti eventualmente a distanza, è una strategia che comunque credo meriti attenzione da questo punto di vista. Non sto andando a concludere. Qua c'è una letteratura riguardo che qua non sto presentando, sul pro o contro la Flipped Classroom, non è questo che mi interessa. Mi interessa solo cogliere come simili strategie che effettivamente sono pensate per ben integrare il momento a distanza con quello in presenza, non siano una mera giustapposizione di due momenti, possano essere, se ben progettate, effettivamente delle strategie potenzialmente di rilievo per migliorare i processi di insegnamento e apprendimento, laddove appunto questa integrazione possa essere di interesse nella progettazione didattica. Resta forte in questi report l'attenzione alla dimensione progettuale, ossia si parte da una chiara esplicitazione degli obiettivi di apprendimento e solo sulla base di questa si va a pensare a quale strategia didattica, a che tipo di integrazione tecnologie e soprattutto a che tipo di valutazione in itinere, quella che chiameremo valutazione formativa, debba accompagnare tale processo. Qua il ruolo del feedback, il ruolo del feedback attraverso le tecnologie, che è stato già sottolineato negli incontri precedenti dei cicli di mercoledì di Sapie, è uno degli elementi che maggiormente trovano enfasi anche in tali report. Perciò direi che sostanzialmente tali report confermano le indicazioni che avevamo anticipato nel corso della presentazione. Rimando a voi però qua le riflessioni sulla DAD, superando un po' l'ottica di contrapposizione tra, come avete visto, tecnofili e tecnofobi, e tra DAD sì e DAD no. Più che altro cercare quello che cercheremo di fare, che proponiamo anche come Sapia, come orientamento di Sapia, la riflessione, invitiamo voi tutti alla riflessione anche adesso, in quel tempo che c'è, abbiamo ben mezz'ora che ci resta, di partire da ciò che sappiamo, cioè da solide conoscenze, anche con tutte le incertezze che queste evidentemente lasciano, per ragionare poi sulle potenzialità e su come mettere a punto i setting migliori per mettere a punto attività didattiche efficaci. Necessariamente, nel far questo, entra, come dire, centrale il ruolo dell'insegnante, perché se non sono le tecnologie a rendere migliore o peggiore l'apprendimento, a rendere questo più positivo o negativo è l'uso che se ne fa. E l'uso lo decide l'insegnante attraverso cose, la messa a punto del progetto didattico, delle lezioni, delle unità di apprendimento, eccetera. Ed è là, nella predisposizione di questo, diciamo così, setting di condizioni di insegnamento apprendimento, che si possono realizzare le condizioni perché si vada oltre quella non significant difference e si promuova un buon uso delle tecnologie in classe. Su di questo abbiamo una letteratura sterminata, ma pur non amando io chiudere tipicamente le presentazioni con delle citazioni, ho trovato questa abbastanza centrata. Siamo partiti dal report dell'Ocse e chiudiamo col report dell'Ocse, che fondamentalmente diceva questo, poi in buona sostanza, alla fine la tecnologia può amplificare, potenziare un buon insegnamento, un grande insegnamento, ma anche la migliore tecnologia non può sostituirsi a un povero insegnamento. Vi dico che tutte le fonti che sono state utilizzate per mettere a
punto, diciamo, questo discorso, sono citate qua nelle slide, sono raggiungibili e scaricabili gratuitamente qua nelle slide. C'è tutto un corpus di fonti anche in italiano su questi temi disponibili sul sito di Sapien, www.sapien.it, sotto le risorse bibliografiche, dove troverete una grande quantità di articoli sul tema delle tecnologie e anche una sorta di decalogo che come associazione abbiamo steso pochissimi anni fa, credo siano passati 2 anni, per un bullo sulle tecnologie nella scuola. Insieme ai colleghi che mi hanno preceduto in questo incontro, sono Calvano e Sottrinchiero, a tutta l'associazione, troverete anche questo decalogo per l'uso delle tecnologie in classe. Ora, a questo punto, io ringraziandovi ovviamente dell'attenzione, vorrei però interrompere qua il mio intervento per lasciare spazio ai vostri interventi. Il primo che vedo è un intervento in chat da parte di Moreno che scrive, leggo qua in diretta, apprendimento anche potenziare le strutture che lo consentono. L'esempio della calcolatrice emblematico. Come sono state misurate le variazioni degli apprendimenti? Le relazioni e le possibilità di osservare gli studenti sono mediamente sovrapponibili con tic senza, e per il modo di cognitive science cosa comporta l'uso di DAD, DID e tic in generale? Quanto tempo occorre progettare interventi con la tecnologia rispetto alla normale lezione frontale in classe? Tante domande, proviamo a prendere una a una e a dare qualche risposta. Intanto invito appunto tutti coloro che sono collegati, però anche a portare un loro contributo, se vogliono, loro essi stessi e dare anche le proprie riflessioni su queste domande. Innanzitutto, potenziare le strutture. Beh, qua c'è un prerequisito in realtà fondamentale che ci ricollega al discorso DAD. Perché va bene, è il discorso che abbiamo cercato di portare avanti sull'usare bene le tecnologie in classe a parte insegnante, ma perché la DAD funzioni nella scuola, ho bisogno di un prerequisito, che la scuola è le famiglie siano ben attrezzate da questo punto di vista. Non mi posso scontrare come prerequisito col fatto che poi mi trovo a combattere, tra virgolette, con connessioni assenti, mancanza di dispositivi, mancanza da parte degli studenti di poter sfruttare delle risorse, anche hardware o software, che ti consentono di svolgere l'attività. Questo è stato un problema più sentito da alcune parti, meno da altre. Io personalmente, che tra gli ambiti scolastici con cui collaboro quotidianamente, mi trovo anche a confrontarmi, ad esempio, con un ambito che è un po' diverso da quello della scuola tradizionale, che è quello dei CPA, cioè dei centri di formazione per l'apprendimento degli adulti, dove le condizioni, innegabilmente, anche culturali, sociali ed economiche di contesto scolastico sono differenti. Ecco, una delle prime problematiche da risolvere non era impariamo a usare bene tecnologie, e cerchiamo di avere le dotazioni minime perché queste ci consentono poi di fare della didattica a distanza, che è un altro discorso che qua non entra perché non era esattamente nel merito di, ma il potenziare le strutture è il primo goal. Cioè, prima di tutto delle tecnologie devo disporre, se non dispongo non posso neanche ragionare ovviamente sul loro uso efficace. Ancora, misurate le variazioni degli apprendimenti. Qua il discorso è molto molto variabile perché varia di studio in studio. Quelle relative a tipicamente le indagini internazionali più ampie sulla relazione tra investimenti e tecnologie sfruttano tipicamente i test standardizzati nazionali. Che siano indagini PISA, che siano indagini nazionali, sfruttano quelle perché sono i dati che ti portano a poter fare, appunto, a poter raccogliere il corpus di dati che ti fare le medie nazionali. Quando invece vai a fare l'analisi di differente approccio tra applicazione tecnologica e risultato degli apprendimenti, tipicamente vai a misurare fondamentalmente se hai fatto un'attività sperimentale le differenze pre-post-test, se hai fatto invece indagini su larga scala vai a raccogliere i dati nazionali. Perciò ecco, cambia solo dall'approccio dello studio. Ogni studio ha un proprio tipo di rilevazione dati. Quelle che qua sono state citate, che siano metodi di sintesi, perciò che bisogna sistematico meta-analisi, che siano indagini singole, gli studi sperimentali si basano tipicamente su indagini di natura correlazionale o indagini di tipo, diciamo, sperimentale in senso stretto. Perciò, confronti tra situazioni sperimentali e situazioni di controllo o sintesi di questi. Andiamo ancora velocemente.
No, ecco, le relazioni e le possibilità di osservare gli studenti sovrapponibili con TIC e senza, in molte occasioni no. A volte il confronto è possibile con determinate cautele, ma a volte il confronto è possibile quando riscontriamo delle condizioni similari tra situazione con tecnologia e situazioni senza tecnologia. Altre volte questo confronto non è possibile perché, come anticipavo prima, la stessa esistenza di una mediazione tecnologica cambia la natura del processo di insegnamento apprendimento, tanto che quella situazione non è più comparabile con quella, diciamo, non mediata dalle tecnologie. Per quanto riguarda l'embodied cognitive science, abbiamo un'area di ricerca che è di grandissimo interesse, di grandissimo appeal in questo tempo. C'è un'area anche in Italia che si sta interessando, ci sono diversi convegni promossi negli ultimi anni in questo senso, è un'area che apre lo spettro a tutto il mondo anche delle acquisizioni delle neuroscienze cognitive sul piano degli apprendimenti. Qua c'è stato secondo me si è raggiunto fino adesso dei risultati piuttosto interessanti e consolidati sul, non tanto DAD, DID, TIC, ma quanto sull'impatto dei multimedia, anche in particolare alla luce di quel discorso che facevo sui carichi cognitivi. Altri aspetti legati in sé come dire, all'incorporazione insita nel concetto di body cognitive science sono aspetti su cui non entro personalmente perché non ho una cognizione piena della letteratura più recente delle neuroscienze cognitive su questo preciso aspetto di cui personalmente non mi sono occupato. Però su questo posso rinviare a gruppi di ricerca che anche in Italia, ma ovviamente tantissimo anche all'estero, si occupano proprio di questi temi. Penso, se qualcuno volesse fare, anche ciò che è indipendente, agli ultimi recenti convegni promossi dai gruppi come quello di Felipe Gomez, Paloma, che insieme a tanti autori che in questi anni hanno lavorato su questi temi, penso anche per Cesare Rivoltella ed altri, hanno dato un contributo nello specifico su questa integrazione dei risultati relativi a questo ambito di ricerca. Quanto tempo occorre progettare gli interventi? Beh, dipende molto da quali sono le precondizioni. C'è una questione che una buona progettazione, che può essere più dispendiosa inizialmente, può essere riutilizzata, riadattata negli anni successivi, perciò a fronte di un investimento iniziale, ma questo è indipendente dal discorso di progettazione con le tecnologie. Che io progetti bene, mi strutturi bene attività didattiche, percorsi di apprendimento, sulla base di obiettivi ben chiari, risorse didattiche, tecnologiche o no, è un lavoro, inizialmente un insegnante, ma è un lavoro che poi mi porto dietro, miglioro sensibilmente, certamente negli anni, vado a intervenire su di questo e perciò mi dà dei benefici poi a lungo andare. Diciamo che, come mi capita a me, ad esempio, all'università, progetto dei corsi che poi negli anni vado ogni anno a ritoccare negli aspetti, ma mi trascino e vado a migliorare anche in ragione poi di quella che è la risposta degli studenti ai risultati che ottengo. Vale lo stesso discorso per la progettazione tecnologica. Questa struttura cognitiva e memoria, aspetti esecutivi, perciò fraintesa la domanda sulle strutture e anche potenziali strutture che lo consentono. Anzi, ecco, ok, allora, intendendo questa accezione di termine strutture, credo che questo sia uno degli aspetti in realtà più rilevanti, che rientra in un'area appunto di ricerca ultima citata là in fondo a questa presentazione, che è quella dei tool cognitivi o metacognitivi, se volete. Perché quando mi riferivo ad apprendimenti di più alto livello, mi riferivo proprio a questi. Cioè, ci interessa forse anche meno di per sé che alla fine sappiano o non sappiano rispondere a una domanda su una determinata nozione, ma piuttosto sviluppino i mezzi cognitivi e metacognitivi per affrontare e sviluppare nuove conoscenze. Anche al riguardo, e anche qua, ecco, se vorrete approfondire, ci sono dei lavori proprio sul sito di Sappie sull'uso, in parte delle tecnologie, ma in generale sul ruolo delle strategie didattiche per lo sviluppo e il potenziamento delle funzioni esecutive. E proprio sulla base di questi studi, peraltro, i progetti che Sappie ha portato avanti, in questa senso ha portato avanti, lavorano principalmente proprio su questi aspetti. Adottando strategie
principalmente, diciamo, caratterizzato come strategie metacognitive, che perché questo, perché la letteratura ci indirizza molto verso questo tipo di approccio all'insegnamento e apprendimento. Cosa sappiamo sull'efficacia dell'uso della LIM, Salvatore? Personalmente trovo una domanda difficile questa, perché la LIM di per sé rappresenta un tipo di supporto che posso utilizzare nei modi più variati. Perciò ci sono e sono state fatte delle sintesi sull'uso della LIM. Sono quelle sintesi che però ti danno dei risultati medi, secondo me, poco significativi, perché il beneficio o meno della LIM dipende fondamentalmente dall'uso che ne fai. Puoi utilizzare la LIM come un proiettore, a quel punto hai speso i soldi inutilmente, perché bastava che ti dotassi di un proiettore e lo collegassi al tuo computer, e buone parte delle funzioni di una LIM tradizionale, quando ce l'hai a disposizione di quel software del tuo computer, oppure sai sfruttare, puoi utilizzare la LIM per attività che con altri dispositivi non puoi fare. E allora il discorso cambia completamente. Se non ricordo male, abbiamo pubblicato, cioè se non l'ho pubblicato io personalmente, ma sul sito di Sapiens c'è anche proprio sia nella sezione risorse bibliografiche, in pratica c'è proprio un articolo su questo, sugli usi della LIM, cosa sappiamo sugli usi efficaci della LIM, che vi riporteranno a queste considerazioni. È come un discorso di cosa sappiamo sull'utilità del computer o meno. Poco di per sé. Nel senso che lo posso utilizzare in modi diversi, a seconda dei modi in cui lo utilizzo, allora sì che posso fare delle analisi se questo modo è efficace e questo modo no. Cioè, rimanderei a quelle pubblicazioni, qua c'è un discorso che sarebbe interessante anche sviluppare, mettendo in connessione gli usi della LIM con il discorso sulle strategie collaborative. Perché determinati usi della LIM si prestano a usi più non dico individuali, ma diretti, che coinvolgono direttamente pochi studenti per volta, altre strategie di utilizzo della LIM consentono un lavoro più diffuso per tutta la classe. Insomma, delle riflessioni qua sulla progettazione didattica e uso della LIM forse sarebbero necessarie maggiormente per approfondire questo. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire a voce. Ovviamente può attivare il microfono e portare le sue riflessioni non solo rispetto a quanto è stato presentato, ma se vorrete anche rispetto alle domande che avete fatto, se volete integrare un po' le riflessioni o volete integrare le vostre riflessioni sul discorso tanto dibattuto adesso, dad sì, dad no. Allora, mi sembra c'è Cristian, prego, prego Cristian, e bentornato, piacere ritrovarti, l'ho apprezzato anche gli interventi tuoi ultimi, cioè, è un piacere Grazie. ritrovarti. Grazie, grazie mille. Buonasera a tutti. Avrei tante domande, ma insomma lo spazio giustamente è limitato. Allora, proprio oggi alle 4 ho finito un corso su Minecraft for Education e oggi siamo andati nella parte più di progettazione dei mondi. La domanda che mi sono fatto, che ho fatto poi al formatore, insomma, rigiro qui alcune riflessioni. Allora, devo avere innanzitutto buone competenze di progettazione, a parte i mondi più intuitivi, eccetera, però a un certo punto lui mi chiede se devo usare Python piuttosto che blocchi e così via. Ma poi devo prevedere tanti di quei movimenti dell'utente proprio in chiave Universal Design for Learning, per esempio. Allora la domanda che mi faccio è: tanto investimento da parte del docente, è vero che poi l'attività la posso riusare negli anni, però poi raccolgo effettivamente in termini di processi cognitivi, eccetera, eccetera, quello che potrei raccogliere con un'attività, tra virgolette, tradizionale, che però non è detto che sia meno laboriosa. Ecco, questa è un po' la domanda. Cioè, devo diventare un tecnico informatico, un instructional designer, oltre che un docente social, bla bla bla. Oppure, ecco, un po' questa è la domanda, grazie. Secondo me sollevi, Cristian, una questione che forse anzi io probabilmente non ho in realtà posto, ma la sollevi giustamente tu. Ti dico così come la pensa al riguardo. Ho l'impressione che talvolta l'investimento su
delle attività didattiche estremamente onerose sotto tanti profili, ore necessarie, formazione necessaria per gli insegnanti, attività didattiche da svolgere con gli studenti, risorse economiche che talvolta possono essere necessarie, pensiamo sul mondo della robotica, altre applicazioni, così, siano tali per cui ti venga il dubbio che alla fine tutto questo, ma vale la vacanza, se facevo le cose senza togliere San Barana, ma è che ottenevo stessi risultati. A volte pensa a certe applicazioni, che in qualche modo torna col tuo discorso, credo almeno, della robotica per, ad esempio, insegnare una connessione logica come una relazione di causa-effetto. Il robot agisce, produce un effetto e io, progettista, devo determinare un input e output rispetto al robot per mostrare agli studenti questa relazione di causa-effetto o altre possibili relazioni che si vengono a stabilire in un fenomeno, in un ambiente. Personalmente non sono convinto che mettere in piedi tutto quell'ambaradan, che non è banale, sia così tanto necessario, perché la relazione causa-effetto la posso spiegare in modi molto più semplici, in modo molto meno oneroso, con altre strategie, perciò non sia così tanto giustificato. A volte forse, non so se possiamo dircelo, se è condiviso, certe esperienze didattiche con certe tecnologie nascono più dalla passione dell'insegnante di voler fare una cosa con quella tecnologia che non dalla reale necessità, e poi non c'è neanche esattamente nulla di proprio male in per sé, cioè nel senso che va benissimo che magari sono anche i modi con cui l'insegnante stesso cerca di rendere le attività anche più piacevoli, anche più ludiche, più piacevoli anche per se stesse, forse, anche per se insegnante, e così evita, insomma, altre attività più di routine. Però sul piano di per sé degli apprendimenti, io credo anche la luce, più che altro non tanto dell'opinione personale, ma la luce di quello che vediamo, talvolta non è giustificato, come quella vera. Questo non significa che non possa avere comunque una ragion d'essere. Sono molto interessato, peraltro, alle applicazioni Minecraft, che da sempre sono tra quelle che raccolgono più interesse in ambito di istruzione. Io personalmente non ho avuto esperienze dirette con queste, non so se tu ne hai avuto fino adesso, però sono quelle applicazioni che sono interessanti perché, al di là dell'aspetto immediato, quasi ludico del gioco, possono avere tanti di quei risvolti sui processi proprio Sì, metacognitivi sì, più sì. interessanti, perciò le potenzialità credo ci siano tutte, eccola. E forse, non so, in quei casi là, forse appunto se si riescono a valorizzare queste potrebbe avere senso. Certo che l'investimento a parte insegnante non è poco. Non è Sì, poco. assolutamente, Non è poco. sì. Però, insomma, se l'insegnante poi riesce a sfruttarlo nelle sue potenzialità, insomma, non sarei a condannare questi usi solamente perché, certo, ecco, ogni volta che, secondo me, si progetta determinata didattica digitale, certa esperienza didattica digitale, sapete che prima di tutto potrebbe porsi la domanda: ma fare questo con determinate tecnologie è meglio da qualche punto di vista? E perché è meglio? Magari neanche sul piano di apprendimenti, magari ho favorito altre cose, ma mi ha permesso di essere più inclusivo, che ne so, non lo so. Allora va bene, però avere delle ragioni per cui lo si faccia sì, e non perché semplicemente usare tecnologie è qualcosa di innovativo in sé. Ecco, sarei un po' contrario a quest'idea. Ma infatti alcuni colleghi sono usciti e dice: ma non capisco a cosa mi serve, perché probabilmente il formatore, essendo un tecnico informatico bravissimo, specializzato, eccetera, eccetera, non ha fatto il lavoro che state facendo voi, cioè non ha legato lo strumento al processo cognitivo sottostante, che è quello che forse tenta di fare, no? La pedagogy wheel di Alan Carrington, cioè al ricordare, associo quello, allora forse lì l'insegnante acquista più consapevolezza. E mi sembra un po' che la formazione sulle TIC risenta proprio di questa mancanza. Cioè io ti insegno lo strumento, però poi quando tu mi chiedi perché, è come il collega che mi chiama, noi usiamo molto Moodle a scuola, no? Mi chiama, ah, non so fare un test, me lo insegni. Se io poi gli chiedo, e perché devi fare proprio il test a scelta multipla? Ah, boh, così perché voglio fare una cosa, ecco, tecnologica. Sì, Forse però manca l'aggancio prima. sì, sì, sì.
E questo forse è stato un pochino una delle colpe anche di tanti programmi di digitalizzazione della scuola in Italia, dove è stata talvolta, neanche se era affiancata, la innovazione tecnologica alla formazione strumentale, cioè ti insegna ad accendere o spegnere la LIM, ma nessuno mi ha spiegato che cosa ci posso fare di intelligente per la didattica. Che è un po' quello che ci ha rimproverato l'OCSE quando ha fatto l'eutanasia del piano scuola digitale, ci ha rimproverato un po' questa cosa qua. Sì, è su questo un po' che è l'esito anche di tutto ciò che ci siamo raccontati oggi. La formazione all'uso didatticamente efficace tecnologie è sempre una delle chiavi più rilevanti, anzi, è quello che peraltro ho sottolineato un po' tutte le sintesi che erano presenti rispetto alla dotazione tecnologica in sé o all'uso strumentale in sé. Che talvolta è anche meno rilevante rispetto ad altri aspetti. Comunque, se avrai esperienze di Minecraft significative, facci Sì, ve lo sapere. condivido assolutamente, assolutamente. Facci Sì. sapere. Ancora abbiamo ancora un po' di tempo, per so se ci sono ancora altre riflessioni, non so se da parte di Cristian stesso o altri colleghi che vogliono intervenire al riguardo, anche mettere in discussione alcune delle cose che sono dette, perché insomma si può ovviamente anche mettere in discussione tutto e ragionare criticamente su questi temi. Comunque ricordo a tutti appunto del fatto che non solo appunto questi materiali, se poi si verrà riflettuto ulteriormente, saranno disponibili sul sito, ma proprio sul sito ci sono diverse pubblicazioni. Il tema delle tecnologie è stato uno dei temi più trattati in seno all'associazione, un po' perché insomma è un tema classico della ricerca educativa, così. Un po' anche perché tutte le persone coinvolte nell'associazione, sia dal mondo della scuola sia dal mondo appunto dell'università, penso in primis, se volete, appunto al nostro fondatore Calvani, sono tutte persone che hanno speso tanto proprio su questi temi qua. Perciò troverete diverso materiale riguardo. Allora, adesso, come dire, facciamo così, come dire, un'ultima chiamata, ancora se qualcuno avesse qualche riflessione, volesse fornire un feedback rispetto ai discorsi che abbiamo cercato di proporre oggi. In caso contrario, io vi rimando al prossimo appuntamento. Sapete che vi volete anche dire in diretta andando sul sito che ci aspetta per il mercoledì Sapie e per mercoledì 23 marzo con una presentazione a cura di Marco Orsi, dirigente scolastico. È Roberto Trinchero, che già avete conosciuto, che è l'attuale presidente di Sapie, su un tema, questo veramente molto nuovo per il dibattito scolastico italiano. Un tema che io credo che la maggior parte del pubblico, non solo di Sapie, ma del pubblico scolastico italiano, non conosca, perché credo sia una delle prime volte, forse la prima volta, che viene portato in discussione. In occasioni come questa, ossia la collective teacher efficacy e le sue implicazioni. Perché questo tema? Beh, questo tema, ripeto, veramente, diciamo, nuovo originale in dibattito italiano, viene portato dentro il Mercoledì Sapie perché è la variabile che in questo momento. Devo andare a controllare se nelle ultime 2 settimane non è cambiato qualcosa. Nella matrice degli FXIs derivanti dagli studi di Atti, che sono stati più volte citati nella letteratura evidence-based, che potete trovare anche sul link presente in queste slide, Visible Learning Matrix, è la variabile che in assoluto influenza di più i risultati di apprendimento. Ora, a fronte di un dato simile di FXIs, ecco, l'attenzione è inevitabile che venga, la curiosità venga. Dovremmo incominciare perciò, come dire, a capire, e il tentativo del prossimo incontro è questo, uno, di che cosa si tratta. E anticipando, prendendo dall'abstract dell'evento, la collective teacher efficacy è definita come la convinzione
condivisa del gruppo docente che attraverso l'appropriazione coordinata sia possibile influenzare positivamente i risultati degli studenti, anche quelli demotivati o svantaggiati. Il webinar presenta modalità per poterlo incrementare attraverso l'intervento su elementi non umani, spazi, architetture, e umani, contesto delle relazioni tra soggetti, considerando anche l'approccio Nudge. Ecco, come detto, un tema sicuramente originale, suscitato dai risultati che abbiamo registrato, che Moreno conferma, Moreno era già a cognizione, io credo che Moreno fosse tra i pochi in Italia forse a esserne consapevoli di questi dati che sta raccogliendo, e che in realtà, però, come dice Moreno, non dovrebbe neanche tanto sorprendere, perché frequentando tutta la letteratura, no, sulle variabili che hanno influenza sugli apprendimenti, tutti gli aspetti legati al costrutto della autoefficacia, che si intenda l'autoefficacia degli studenti, che si intenda l'autoefficacia degli insegnanti, è una di quelle variabili, di quei costrutti, in realtà di origine più psicologica, della letteratura psicologica, che maggiormente raccoglie l'interesse e riscontri empirico-sperimentali nella letteratura appunto sull'istruzione. E questo tema dell'autoefficacia entra, è il tema centrale, sotto il costrutto, cioè da sottostante, è proprio il tema della collective teacher efficacy. Cioè, vista anche l'originalità del tema e l'occasione per confrontarsi per la prima volta, credo, in Italia su questo tema, insomma, invito tutti, se volete, a essere presenti. Vi ricordo ancora l'appuntamento per mercoledì 23 marzo con Marco Orsi e Roberto Trinchero. E vediamo un po' che cosa ci diranno al riguardo. Detto Grazie. questo, a questo punto io vi ringrazio tanto per la vostra partecipazione, e vi auguro una buona serata e vi do appuntamento al prossimo incontro dei mercoledì di Sapie. Buona serata. Grazie. Arrivederci, Buona Sam. sera.